Dopo 3 settimane di esposizione presso San Paolo, Sacro Cuore e Santo Spirito, sabato 9 marzo il simulacro di Gesù Nazareno ha fatto rientro nella chiesa di Sant'Agata, dove rimarrà esposto nella navata centrale sino alla Domenica delle Palme. Il rientro del Nazareno è stato salutato da un concerto in suo onore giunto alla 13ª edizione. Ad esibirsi quest'anno sono stati i Seeds of Faith, sotto la direzione del maestro Roberto Vitale. È stata una serata di canti e musica in tema quaresimale, contemplando il Cristo benedicente molto caro ai nisseni. Sono state 3 settimane intense, come ogni anno. Abbiamo visitato 3 parrocchie, sono sempre esperienze che ogni anno si rinnovano, si ripetono in maniera sempre diversa l'una dall'altra. Quest'anno siamo stati a San Paolo, al Sacro Cuore, a Santo Spirito, dove siamo proprio tornati oggi pomeriggio. E stasera si rientra a Sant'Agata. Sant'Agata si rientra ed è festa perché, come qualunque quando viaggiamo, che si va via, poi si rientra a casa e si festeggia. E si festeggia con un concerto che ormai ripetiamo da 13 anni. Questa è la 13ª edizione di questo concerto. Stasera ci saranno con noi i Seeds of Faith di Caltanissetta, che già sono stati con noi anche a Natale. Si ripetono stasera in un concerto chiaramente diverso, di tipo abbinato al periodo quaresimale. E si va a passi veloci verso la Domenica delle Palme. Domenica prossima, il 17 di marzo, ci sarà il 7º torneo di pallavolo, sempre in onore di Gesù Nazareno. Un'altra delle attività che noi promuoviamo ormai da qualche anno per invogliare anche e far conoscere anche ai più giovani, specialmente ai più giovani, questa festa e questa devozione verso Gesù Nazareno, e poi lanciati dritti fino alla Domenica delle Palme il 24 di marzo. Seeds of Faith è semi di fede. La tradizione gospel, lo sapete tutti, nasce in America e noi riprendiamo questi canti. Questa volta abbiamo voluto fare un esperimento. Normalmente i cori gospel cantano a Natale. In realtà negli Stati Uniti ogni settimana durante le loro funzioni si canta il gospel. Questa sera proporremo dei canti tipici del periodo pasquale e dobbiamo ringraziare l'Associazione Gesù Nazareno che ci ha concesso questa opportunità. E noi siamo ben felici di cantare in questo luogo che per noi è molto caro, oltre che essere una chiesa veramente bellissima, troviamo sempre delle persone molto disponibili a darci l'opportunità a fare conoscere questo canto. E poi si sa, chi canta prega 2 volte.